Allora, l'intervento che dobbiamo fare oggi è un intervento altamente specialistico, che consiste in una discectomia endoscopica, cioè togliere la linea del disco per via endoscopica, quindi senza incisione, senza tagli, senza punti di sutura e con minor rischio di aderenze post-operatorie. È un intervento che fanno abitualmente negli altri paesi non italiani, non Italia, quindi europei, Germania, Austria e Olanda, e che adesso abbiamo cominciato a farlo anche da noi. Qui in Fabbia Madre siamo il primo centro che lo fa nel centro sud Italia e come numero di interventi siamo il secondo in Italia in assoluto. L'intervento consiste nel rimuovere l'ernia del disco passando attraverso il forame intervertebrale, quindi tra una vertebra e l'altra, si entra con una cannolina attraverso il forame, si arriva sul disco, si visualizza per via endoscopia, quindi con la telecamera, si visualizza il nervo, si visualizza l'ernia, si vede la parte di ernia che comprime il nervo e con delle pinze e con dei coagulatori si va a togliere il pezzetto di ernia che comprime il nervo. Adesso poi vediamo la parte pratica. L5S1 che è dove il paziente ha l'ernia. Allora, attenzione di non agitarci. Ok, allora, siete tutti col camice piombato? Vai. Allora, gira l'immagine. No, gira, perfetto. Allora, vediamo destra-sinistra. Vai. Ok. Vai. Ok, mi ruoti un pochino l'immagine verso di te? Un pochino la brillanza, un pochino la testa dell'amplificatore verso di te, così va benissimo. Ok, facciamo un puntamento, questo è lo spazio L5S1. Vai. 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 Fai vedere. Ok, bisturi. Adesso il rilevatore, rilevatore verde prima. Garzina. Garzina. Grazie. Ok, scusa, cannolina verde, allora, verde, la verde non è questa, questa qua, perfetto, aspetta, bisturi, ce l'ho io qua, bisturi, grazie, tampone, scusa. Riproviamo a dilatare con questa, sennò prendiamo la più piccola. Ok, lascio. Ok, perfetto. Fammi vedere dove siamo. Ok, andiamo avanti. Ok, allora mi serve chellina e martelletto. Martelletto, eccolo. E chellina, eccola qua. Fa vedere? Ok. Fa vedere? Ok. Vedere? Reggi sempre, roba. Perfetto. Ok, fa vedere? Ok, ancora un millimetro e siamo al spazio giusto. 2, 3 e 4. Fa vedere? Ok, perfetto. Adesso spingitore. Spingitore, ok, perfetto, ok, perfetto, allora, perfetto, mantieni lì, bravissima, perfetto, perfetto, allora, ok, allora, abbiamo faticosamente raggiunto, ma qua dobbiamo segnare il tutto? Un midollo, no, non l'abbiamo fatto, un midollo, ok. Oh, perfetto, siamo entrati, abbiamo visto lo spazio intraforaminale, cioè quello vicino alla radice nervosa. La prima immagine che si vede è quella dell'ernia. Una pinza. Quale? Normale, una pinza normale. Quella che si vede bianca che questa è grossa, Tipo, va benissimo, tipo nuvoletta. Questa è l'ernia del disco che l'abbiamo isolata subito.
Adesso prendiamo una pinzetta, una bella pinza grande, e ci andiamo a togliere i pezzettini. Pezzettini si fa per dire, visto che è un bel pezzo di erne, che noi ci andiamo a mettere qui e conserviamo tutto. Ok. Il bianco, tutto quello che vedete di bianco è ernia del disco. Il giallo, quello con colorazione gialla, è grasso che sta intorno alla radice nervosa, per cui se vediamo tanto grasso vuol dire che siamo vicini al nervo, perché il nervo è circondato da grasso. Vedete il bianco nella parte alta, adesso tolgo questo pezzettino di grasso che ci dà fastidio, che non ci fa vedere bene. Ok, adesso questo pezzettino di grasso qui lo prendiamo, non ci fa vedere bene, lo prendiamo. Ok, questo qui bianco che si vede nella parte superiore, togliamo sempre questo pezzettino di grasso che è fastidiosissimo. Il bianco è l'ernia e quello che si vede alla nostra destra, che è, adesso lo apriamo, diamo un pochino la visione, è la radice nervosa. Adesso appena riusciamo a vedere un pochino meglio. Che c'è, Patrizio? Tutto bene? Sì. Fermo però, che è la parte, diciamo, un pochino più delicata questa, Patrizio, è bisogno che tu stia esattamente fermissimo. Dobbiamo visualizzare tutto. Cercare di visualizzare l'ernia, che è questa qui, il bianco che si vede, adesso lo visualizzeremo meglio, eccolo qui, tutto il bianco, questo che si vede in alto, quello che si vede in alto con delle fibre è la radice nervosa. Pinzetta curva, in basso è tutto disco e questa in alto è la radice nervosa. Pinza curva, perfetto, adesso visualizziamo bene, questa qui in alto che si vede, questa qui è la radice nervosa, questa qui è il nervo e quello che c'è intorno al nervo è tutta ernia, quindi dobbiamo andare a togliere quello che c'è intorno al nervo. Quindi andiamo letteralmente a mangiare il contenuto discale, quindi il disco che sta intorno al nervo. Si vede che il nervo comunque ha una mobilità molto ridotta, cioè non si muove affatto, quindi è compresso dal disco. L'obiettivo è andare a togliere il tutto in modo tale da rendere il disco mobile e il nervo mobile e farlo tornare a una sua funzionalità normale. Abbiamo tolto un pezzo di disco, reggi l'introduttore, scusa Roberta, un pezzo di disco direi reggi considerevole. Guardate che pezzo di disco che abbiamo tolto, questa è tutta l'ernia del disco che stava esattamente sopra il nervo, ve la faccio vedere qua dentro. Perfetto. Quindi abbiamo tolto un pezzo di disco molto grande intorno al nervo. Questo che si vede è tutto disco che mano a mano che facciamo spazio nel canale tende a uscire, cioè tende a rimodellarsi, tende a riplasmarsi. I vantaggi nel fare questa cosa sono che non facciamo l'incisione, non facciamo cicatrici, non facciamo tagli, non facciamo nulla, togliamo tutto in maniera sterile, in maniera del tutto normale. C'è un pezzettino di disco, sì, perfetto. Quindi adesso possiamo pensare di prendere il disco, qui viene proprio fuori a pezzettoni, perfetto, grazie. Possiamo pensare di prendere una pinza anche, diciamo, di dimensioni più grandi, perché il disco ce n'è molto, per cui vedete come il canale piano piano si sta aprendo. Prima non era aperto, era tutto chiuso dall'ernia, adesso invece si sta aprendo. Quello in alto è il nervo, quello che si vede in alto, la radice S1, quella va benissimo, questa, perfetto, la radice S1, e noi stiamo togliendo tutto quello che c'è intorno, cambiamo ferri chirurgici, cambiamo pinze che sono diverse. Facciamo un po' una cosa, ti attivo un po' la pesca miracolosa. Perfetto, perfetto. Adesso tolgo tutto l'ambradama, reggi. Perfetto, togliamo, anche penso che ci siano dei pezzetti di disco che stanno qui dentro la cosa. Ok. Reggi un attimo questa pinza, grazie.
Perfetto, adesso vorrei vedere, cercare di capire un attimo dove siamo. Vediamo un po' se possiamo pensare di togliere altro disco. Eccolo qua, altro disco che dobbiamo togliere. Perfetto. Questo è tutto disco, frammenti di disco che vanno eliminati. Ok, la pinza curva. Perfetto. La parte più difficile dell'intervento è sicuramente questa, perché è difficile capire quando bisogna fermarsi, cosa togliere, cosa non togliere e orientarsi nello spazio intraforaminale. L'altra cosa difficile è l'ingresso nello spazio, perché il forame, come abbiamo visto oggi nell'ingresso, può essere molto stretto. Questo è il grasso periradicolare con la radice qui sotto che si muove. Vedi? Questa è la radice sopra che... Questa è la radice S1 che si muove, cosa che prima non succedeva. Ok? Prima sotto era tutto pieno, adesso è tutto vuoto. Vedete? La radice L5 che sta qui sotto che si muove. Vedi? Ok, ci abbiamo un po' di Kenacort? Un po' di Kenacort. Un po' di Kenacort, così lo mettiamo in uscita e andiamo fino. Per forame c'è. Questo è il disco, ma questo non lo togliamo perché significherebbe privare il paziente del suo ammortizzatore fisiologico. E quindi adesso iniettiamo l'antinfiammatorio e usciamo. Questo è l'antinfiammatorio che è bianco e corpuscolato, per cui si vede. Ok, togliamo il tutto. Mettiamo un puntino, sì. Me la chiami? Perfetto, adesso mettiamo un puntino qui e abbiamo finito. Così con un puntino abbiamo risolto, invece con le altre tecniche devi fare incisione sulla cute, divaricare i tessuti sottocutanei, divaricare il legamento giallo, fare un'osteotomia, quindi diciamo rompere un pezzettino di osso, arrivare sul disco e tagliare. E ormai si è capito che l'incidenza di dolore dopo intervento di ernia del disco tradizionale è molto alta, perché si formano delle aderenze che danno nel postoperatorio, anche a distanza di anni, possono dare dolore, cosa che non succede con questo tipo di intervento. Ecco, questo tipo di intervento in Italia quante persone riescono? Questo tipo di intervento in Italia, diciamo, i centri dove lo fanno abitualmente sono due, cioè a Pavia e qui, da noi in Fabia Mater. E sta lentamente prendendo piede. Io stesso sono stato in diversi centri a fare da tutor ai miei colleghi per spiegare la tecnica, però siamo ancora all'inizio, insomma, mentre all'estero è una tecnica riconosciuta che conta già di decine di migliaia di interventi fatti in paesi stranieri.